Buonasera, telespettatori, radioascoltatori, amatori, radioamatori, e soprattutto scommettitori, qui dal punto e vincitori le volte scorse, dal punto stanca e anche la prossima. C'è qui il nostro Charlie Brown, che ha portato fortuna la volta scorsa, e non facciamo tutto il pippone del cinema, che è molto bello andare a vedere questo film, però lo teniamo qui perché porta fortuna. Allora, partiamo qui da questo, ecco, che troneggia la scena. Partiamo ovviamente qui da Punto Stadio, in Piazza della Pace 5C, per commentare insieme quelle che possono essere le legate vincenti, cosa che ci auspichiamo, per il weekend sportivo che stiamo per iniziare. Partiamo noi ovviamente. Partite voi? Sì, dal team Punto Stadio, Mille Cuori Rosso Blu, un mischione, con ovviamente le giocate del sabato. Partiamo quindi con una cinquina, dove vediamo Serie B. Ovviamente, la nostra Serie B non è come la loro. Spezia Crotone gol con una quota dell'1,87. Cesena Pescara gol con una quota dell'1,83. Salernitana Vercelli quota con un 1 in questo caso, con 2,05 di quota. Lanciano Latina 1 con quota 2,25. E Brescia Cagliari over 1,80. Non so se l'ho detto bene, ma lo ripeto a questo punto: Spezia Crotone gol, Cesena Pescara gol, Salernitana Pro Vercelli 1, Lanciano Latina 1 e Brescia Cagliari over 2,5, perché in questo caso pensiamo che il Brescia un gol lo faccia e ovviamente il Cagliari possa farne 2-3, la squadra che sicuramente tornerà in Serie A. Per una quota, salutiamo i mesi di Cagliari che in questo momento sono... si stanno toccando, perché diciamo, qui ha portato una iazza clamorosa, qui con 5 eurini di puntata possono portare a casa addirittura 149,16 euro. Qui ci sta anche un weekend con l'amorosa, quindi pensateci, assolutamente sì. O se no potete convincere una graziosa fanciulla a venire con voi, a venire con perché voi con 149, con 149 euro gli potete offrire un weekend. Cosa mi fai dire? Un weekend ovviamente interessante per poi far diventare amorosa. I soldi possono anche questo, non solo, ma anche aiutano, ecco, bravissimo. Però si fa anche senza, però anzi se senza è meglio, perché poi vi dirò una battuta, quella della Porsche, della 500, ma ve la dirò fuori onda. Meglio. Allora partiamo noi con la Serie B, la classica Serie B, la classicissima Serie B, che vede con un bel Torino Bologna. Perfetto, ecco, sabato. No, visto che il Bologna anticipa, giustamente anticipiamo, abbiamo... anche noi. Allora, mettiamo uno 0-5 ospite, cioè un gol ospite del Bologna. Attenzione! Visto che ha portato bene con l'altra volta, quindi lo riproponiamo. Cioè, noi diciamo pensiamo che faccia gol al Bologna. Poi dopo potrebbe anche perdere, speriamo di no, ma l'importante è che faccia un gol. Quindi se potevamo mettere... Non destro, che non gioca. Potevamo mettere anche gol squadra ospite, sì? Sì, era la stessa giocata. Perfetto. Però, visto che Snai le propone entrambe, abbiamo variato così. Che meraviglia. Poi, questa volta servì davvero, c'è cioè un Olivorno. Olivorno, Olympic Livorno. C'è il Livorno che gioca in casa con il Novara, partita difficile, comunque il Novara sta andando bene, però il Livorno era lanciato, è in corsa dietro il Cagliari. Era lanciato. Poi dopo hanno detto che Panucci poteva andare a quel via e l'hanno sostituito con... Non lo so. Potete scriverci, Mille Cuori sulla Gmail. Il Livorno, l'ho visto proprio ieri pomeriggio, allenatore che porterà alla vittoria, per 2,45 della quota della nostra schedina, che è molto buona. Poi ci spostiamo in Inghilterra con in quel di Birmingham, squadra che è messa male, la Aston Villa sta faticando, però gioca contro il Watford dell'Udinese di Pozzo, della famiglia Pozzo. Mi sfuggiva Pozzo. Sto ancora pensando a Livorno, chi è il nuovo allenatore del Livorno. E quindi crediamo nell'1x della Aston Villa, perché se non fa punti neanche questa volta è quasi spacciata. Al Villa Park, quindi assolutamente. Poi sì. Poi ci spostiamo a Madrid. E qui c'è un bellissimo incrocio fra le due squadre, le seconde squadre di Barcellona, che poi e Madrid non hanno niente da invidiare, a parte qualche coppetta qua e là. Esatto, ma giusto un minimo. Non so se le spagnole abbiamo mai vinto la Liga. Penso di sì. Lo chiediamo tramite la nostra mail, milcuoriosoblu@gmail.com. La spagnola ha mai vinto la Liga? Secondo me tipo 50 anni fa. 50 anni fa, quando giocavano solo loro e le Gran Canarie. Esatto. E in questo caso scegliamo l'uno dell'Atletico Madrid. Comunque in casa fa sempre bene. Esatto. Sono lanciati contro un Espanyol che partecipa, diciamo. Solitamente partecipa. E infatti la quota è molto bassa, perché è un 1,22. E per finire, non è una prima contro l'ultima, ma poco ci manca, un Como Bari.
Como sta facendo veramente fatica. Como Bari. Mentre il Bari è lanciato verso Serie A, anche qua gli amici di Bari. Esatto, salutiamo uno sgrat sotto il tavolo. Ecco, dato, vedete, c'è sempre tanta gente che ci clienti che viene qua. Al 2,20, con un 2,25 ci portiamo a casa con 5 euro di puntata giocata e quindi vincente. Ben 83 e 82 euro e 30, esatto. Ho arrotondato. Ah, è arrotondato, è un momento. Se prendiamo questa idea, ve ne diamo 83. Esatto, se prendiamo 83, esatto, però ce li mette mano in tasca. Vai, continuo io? Assolutamente sì, partiamo con, allora, con la domenica. Domenica, quindi partiamo con la Serie A. Abbiamo un Roma-Atalanta segno 1. Dopo la Roma che si deve riprendere dopo la partita di tennis, dopo la partita di tennis dell'infrasettimanale contro il Barcellona, va a giocare all'Olimpico contro l'Atalanta. Pensiamo, va a giocare in casa. È in casa. Va a giocare. Scende in casa a giocare, beh, contro l'Atalanta. In giardino. In giardino, esatto. Se il pallone va fuori e lo bucano. Esatto, questo è mio, Cosa? Il giardino. Ah, okay. No, il pallone è loro. Il giardino è mio. Esatto. Che sono olimpico. Chi porta il pallone sceglie le squadre. Faccio olimpico di secondo. Quindi no. Se lo perdono, secondo vanno. Esatto, non gliene frega niente a quelli che ci scontano. Ma va bene. È un pippone che teniamo avanti un pochettino per fare. No, quindi a Roma segno 1. Sì. Diciamo quota scontata. Pure 50. Che però comunque hanno la pressione che devono rifarsi. Garcia è lì per andare giocare via. Giocare là a casa. Nel gergo tecnico. Nel gergo tecnico, esatto. Poi ci spostiamo di nuovo in Spagna. Abbiamo l'altra squadra di Madrid che è ospite dell'Eibar, che quest'anno sta andando molto bene. L'anno scorso si è stata fatta a malapena, quest'anno va bene. Però il Real Madrid sembra, se adesso si è sbloccato Ronaldo, pum pum pum. E infatti è un 1,36. Poi Germania, qua tocchiamo quella. Il Dortmund che ci ha fregato la settimana scorsa. Arca miseria Dortmund. Questa volta riprova sempre con 1,20. Come uguale proprio. Uguale proprio. Così. Però crediamo nel Dortmund in casa. Stoccarda. Poi, questa invece è la chicca della schedina, o meglio, la scommessa del giorno. C'è il Tottenham in casa, White Hart Lane contro il Chelsea. Il White Hart Lane è lo stadio del Tottenham dei White, come si chiamano i Tottenham? Spurs. Crediamo nel Tottenham che sta andando bene, è una delle squadre migliori per il momento in Premier, contro un Chelsea che va a fatica, fa bene in Coppa e male in campionato, quindi crediamo nell'uno del che potrà però potrebbe condannare Mourinho che è lì salta la panchina. Anche Piolino, però è lì. Anche Piolino. No, l'Aste non l'abbiamo giocato. No, ma forse dopo giochiamo. Dopo giochiamo. Rimaniamo in Inghilterra, cioè Klopp che sta andando molto bene. E quindi segno uno del Liverpool in casa contro lo Swansea. Ha bastonato il City 4-0 a casa City, Sì, roba non da tutti. No. Quindi crediamo in Klopp. E per finire, cioè la partita della sera, sai che noi giochiamo sempre se vinciamo le prime 4, anzi che le prime 5, ma comunque non riparo. Vanno bene anche qua. Vanno bene anche qua, ma se giocate le prime 5 venite qua, vi coprite, che è freddo comunque. Esatto, fuori. È meglio coprire. Esatto, con un Marsiglia Monaco. Abbiamo scelto l'1, che è 1,95, comunque esatto. Marsiglia in casa comunque solitamente fa bene, al nuovo velodrome. Esatto, al nuovissimo velodrome, che è lo stadio dei marsigliesi. Che non ci stanno molto simpatici, ma no, ma voi sapete il perché. Però crediamo nell'uno. Poi se prendiamo le altre, possiamo sempre coprirci con l'X2 del Monaco, che è molto alto. E in questo caso sarebbero con 5 euro 91 e 57. Però c'è sempre questa bella opportunità, per cui arrivo, ne ho prese 4, aspetta che ne ho prese 5, aspetta che mi copro sulla sesta. Passiamo la sesta. E qui venite e venite con Charlie. Con Charlie, ovviamente, e gli sfregate la testolina e dite: Charlie, per cortesia, fammi vincere. Ovviamente entro le ore 20, entro perché le 20, alle 20 però è un minuto. Dalle 10:30. Dalle 10:30, però se la partita gioca nel pomeriggio, perché venite prima a giocare questa. Ah, 10:30. Poi ritornate. Chiudiamo come. Perché comunque c'è il cambio turno delle ragazze, ma così vedi quelle oggi? Della mattina e quelle della sera. Esatto, ne abbiamo viste oggi stupende. Venite e riempite questo posto straordinario. Invece la domenica noi come team di Mille Cuori, Frosinone Verona, under 2,5 con l'1,83, due squadre che fanno lercio in questo momento, di la serie verità. Chi fa gol. Esatto, Sassuolo Fiorentina, potrebbe rientrare Protoni, Little Tony, non Luca Toni. Sassuolo Fiorentina gol, qui ci sta tutta la vita, con un 1,78 di quota. Napoli Inter, over 2,5, col Napoli e l'Inter che giocano per il primato
della classifica, del primato, che del campionato. Potrebbero ostacolarsi a... Esatto, potrebbero fare uno 0-0 squallido, sì. Ma comunque pensiamo di no, invece che sia una partita... No, perché comunque la Fiorentina gioca prima, quindi devono tenere il passo. La Fiorentina fa gol e vince contro il Sassuolo, non semplice Sassuolo, ma sicuramente potrebbe succedere, quindi tutti e due vorranno vincere. E quindi partite scopitate con tanti gol. E noi abbiamo messo l'over 2,5 con 1,75 di quota. Mentre finiamo con Genoa-Carpi 1, il Genoa con 1,57 e Empoli-Lazio over 2,5. Qui chi ha fatto, chi ha redatto questa schedina ha un po' il cuore bianco-azzurro, ma non vi diremo oltre. E quindi messo Empoli-Lazio, cuore bianco-azzurro sicuro. Cuore bianco per forza, no, ma perché tiene la Lazio. Con quindi 5 euro di quota andiamo a vincere ben 93,97, che è una quota, anzi una vincita interessantissima, con sole 5 partite. Anche qui secondo me Empoli-Lazio è la sera? Ditecelo su... Ditecelo sempre su... sulla mail milequadrosoblu@gmail.com. Sì, Empoli-Lazio è la sera? No, è alle 18, no. Quando vi presentate dovete prepararvi. Mandate una mail così. Ma noi non dobbiamo prepararci, dobbiamo vincere. È per questo che vi facciamo e vi forniamo queste legate. Allora, dal punto stadio, è Piazza della Pace 5C, linea allo studio con Charlie Brown, Manuel e Andrea. Vi salutiamo. Forza Bologna, sabato tutti in massa a Torino, e chi non può, qui in Piazza della Pace 5C, a vedere i vari teleschermi live e gratis la diretta. E ovviamente ci rivediamo settimana prossima, poi ci sarà la Virtus, poi ci sarà la Fortitudo, e ci rivediamo ovviamente settimana prossima per un'altra incandescente puntata dove speriamo di vincere migliaia e migliaia di euro. Buona serata, ciao.